Mio padre mi aveva appena acquistato il secondo PC mai IBM, un Olivetti con processore 486DX da 66 MHz e 4 MB di RAM. Gli chiesi se si potesse potenziare, aggiungendo una scheda audio, un lettore CD e un po' di RAM. Speravo di arrivare a 64 MB, ovvero al limite della scheda madre, ma non fu possibile superare i 32 per la mancanza di moduli RAM. Così, nell'arco di 6 mesi, mi accontentò. Subito dopo l'acquisto del lettore CD, un Hitachi 4x, entrai in un'edicola e acquistai una rivista che includeva alcuni CD-ROM. Si trattava di PC pratico. In quel numero c'erano due videogiochi completi, Robocop e Dune. Come si può notare, li conservo ancora. A Dune abbiamo dedicato già un bel articolo, un bel video che potete recuperare. Qual era la differenza tra i due videogiochi, Dune e Robocop 3? Vediamo se... Poi qui c'è anche il retro della pagina. Allora, per me il Robocop 3 era uno dei peggiori che avevo mai visto fino a quel momento. E continua a essere tale, mentre Dune diventò e continua a essere il mio videogioco preferito, anche se di recente This War of Mine è penetrato pure nel mio cuore, ve ne sarete accorti. Conservo ancora non solo i manuali, ma anche il CD che in questo momento è messo da parte, che ho tutto qua, tutto in soqquadro, la stanza. Quindi, dicevo, conservo ancora il CD e molti altri dischi di quella rivista, che continuai ad acquistare ogni mese per circa 6 anni. Non ne saltai un solo numero. Fate i conti, 12 per 6, 12 numeri per 6 anni. Mi avvalsi di PC pratico anche per fare una cosa, per preparare la mia tesina sull'intelligenza artificiale nel lontano 1999. Questa era basata in gran parte su PC pratico. Naturalmente c'erano anche altre sezioni della tesina che erano esterne alla rivista, però la fonte principale fu quella rivista dell'edicola. Ma vi racconto adesso dietro le quinte di come l'ho realizzata. Mio padre mi aveva appena regalato il mio terzo PC. In realtà sarebbe il quarto se si conta anche il Commodore 64, che sarebbe stato il mio primo computer, per così dire. Mi aveva regalato in quel periodo un Packard Bell Platinum 450 che montava il processore Pentium 2 Xeon da 450 MHz. Era lo Xeon di primissima generazione e aveva la bellezza di 128 MB di RAM. Pensate che all'epoca i negozi di solito offrivano negozi da solo 8 MB. Quel PC includeva un software per il dettato che si installava all'interno di Word 97. Lo usai per dettare la mia tesina, che così fu più facile da imparare. Io dettavo, quello che dettavo mi restava già in mente. Ora, commisi un piccolo errore. Cancellai i file. Non avevo una copia di riserva. Cosa? Come risolsi? Un secondo dettato della tesina. L'esposizione di quella tesina, ve la faccio rivedere, sono diverse pagine qua, non mi ricordo quante pagine sono, 14. Nella mia preparazione a casa per l'esposizione impiegavo 3 ore a esporre tutto questo materiale. Il professore dell'esame mi disse che avevo solo 15 minuti per l'esposizione e mi lasciava poi 15 minuti per porre delle domande, sia lui che i miei compagni di classe. Il professore aveva il treno quel giorno che partiva con meno mezz'ora di anticipo. Il professore di filosofia che mi interrogò, sapete cosa mi disse? Finora avevo pensato che la mia tesi universitaria dedicata a Nietzsche fosse la più complicata, ma tu mi hai superato. Nessuno studente prima di te era riuscito a preparare una tesina più complicata della mia tesi universitaria. Ringraziai PC Pratico e la Milano Publishing per il servizio reso. E così arriviamo al nocciolo della questione.
è la rubrica dedicata alle riviste delle edicole. Quindi parliamo un po' di questa Milano Publishing, che è della sua rivista PC Pratico. Spesso includeva videogiochi, demo, ma anche videogiochi completi, software completi, non solo demo, e non solo quelli della Milano Publishing, ma anche, come potete notare nell'ultima pagina del manuale, della Jackson Libri, che era un'altra casa editrice, per quel che ne so. E spero di dedicare quindi un altro articolo, un video, anche la Jackson Libri in questa bellissima rubrica, che almeno per me è bellissima perché sta facendomi rivivere la storia del mondo informatico e che è anche la mia storia. Sapete perché? Perché Milano Publishing non significava solo informatica, non significava solo la rivista PC Pratico, ma era la casa editrice della rivista più amata dai musicisti negli anni 90 e 2000. Midi Song. Un anno prima degli esami avevo iniziato ad acquistare la rivista Midi Song, che ha grandemente influenzato la mia carriera musicale. Ora, io sapevo dell'esistenza di Midi Song da alcuni anni. Un giorno sono entrato in edicola e un amico: "Guarda questa rivista, mio fratello deve ancora comprare questo numero, mi pare, quasi quasi gliela porto a casa." E lì vidi, iniziai a interessarmene, però Midi ancora non mi attraeva troppo, ancora non ero pronto per diventare un programmatore Midi, però qualche esperimento iniziai a fare proprio in quel periodo. Nel 1998 ci fu la svolta e iniziai ad acquistare la rivista ogni mese per circa 2 anni. Poi dovetti interrompere per motivi familiari. In seguito ripresi a comprare la rivista fino al giorno in cui la casa editrice chiuse i battenti. Acquistai quel numero fatidico del 2006 in cui c'era scritto la Milano Publishing chiude. Da oggi in poi non pubblicheremo più niente. Che tristezza. Ci voleva un funerale virtuale in quel momento, per la casa editrice più amata dei musicisti italiani, e non solo. In uno degli ultimi numeri di Midi Song ebbi un privilegio di vedere una mia fotografia in cui era pubblicizzato il mio operato musicale. Dopo quel giorno ho visto una progressiva crescita professionale. Artisti da diversi luoghi hanno iniziato a chiamarmi per collaborare con loro, o semplicemente per sapere chi era quel musicista lì pubblicizzato. Parliamo brevemente della rivista Midi Song. Includeva due floppy disk della durata complessiva di circa 2 CD audio, cioè ognuno durava un'ora, un'oretta, circa un'ora, un'ora e un quarto. Uno dei due floppy conteneva in prevalenza canzoni uscite nelle ultime settimane, o comunque dell'ultimo anno. Il secondo floppy, invece, era dedicato alla musica del passato. Spesso includeva almeno un MIDI file di genere classico. Inoltre erano presenti piccoli MIDI o piccoli file legati agli articoli della rivista per esercitarsi nell'usare certi software e non necessariamente MIDI. La parola MIDI file, fra l'altro, fu inventata dagli scrittori della rivista Midi Song. Ma quella non era l'unica rivista dedicata al mondo musicale, ce n'erano altre due. Una era Midi Hits, che usciva in contemporanea con Midi Song. Si trattava di almeno un floppy con novità musicali, oppure con versioni speciali di brani famosi, DJ set, medley, eccetera. Ogni anno arrivava poi il numero speciale dedicato al Festival di Sanremo con tutti i brani in gara. Voi vedevate la gente che faceva la fila nei negozi per comprare i CD dedicati al Festival di Sanremo, i musicisti che andavano in edicola ad acquistare il giorno successivo, il primo giorno del Festival di Sanremo, il nuovo Midi Song, anzi il nuovo Midi Hits con tutto il materiale da usare da quel giorno in poi nelle proprie serate. I brani inclusi in Midi Hits erano
analizzati nella rivista MIDI Song. Di solito era giusto un foglietto che presentava la lista dei MIDI file e qualche informazione tecnica. Il grosso era poi dall'altra parte, nella rivista principale. Poi, intorno all'anno 2000, anzi, poco prima, Milano Publishing diede i natali ad altre due riviste, una nel campo musicale, Cubase Magazine, comprai i primi numeri, forse ancora i dischi che erano inclusi. Cubase Magazine era un'altra rivista dedicata al mondo musicale. Permetteva di provare programmi musicali e plugin. La rivista conteneva anche un corso approfondito di Cubase. Mi candidai per scrivere qualche articolo, ma non ci riuscì. Comunque, parliamo di DVD World, la prima rivista italiana dedicata al mondo dei DVD. Mi ricordo ancora il giorno in cui acquistai il primo numero di DVD World. Conteneva recensioni su film sia nuovi che del passato. Le pagine finali della rivista includevano la lista di tutti i DVD video disponibili nel mercato italiano. I DVD erano una novità e costavano almeno il doppio rispetto alle videocassette, VHS. Ma il prezzo per i negozi di videonoleggio era ancora maggiore. I DVD costavano due o tre volte rispetto alla versione casalinga. La rivista, in quel primissimo numero, criticava l'edizione in DVD di Titanic. Non era spiegabile il fatto che era uno dei dischi più costosi. Titanic è stato il primo film in DVD che ho noleggiato. Il gestore del negozio in cui noleggiavo i film mi disse che ero stato il primo in tutta la città a noleggiare un DVD. Dopo poco più di un anno mi disse che aveva noleggiato un DVD anche a qualcun altro. In sostanza, su quasi 25.000 persone, ero l'unico che si interessava al mondo digitale. Visto che DVD World cercava personale per scrivere articoli, decisi di scrivere una mia recensione dedicata al DVD di Titanic, quello che avevo noleggiato. La mia recensione fu pubblicata nel secondo numero della rivista. Era la prima volta che scrivevo per una rivista. Nell'articolo menzionai alcuni errori nelle riprese. Quando il Titanic inizia a spaccarsi in due, si nota l'ombra della mano che muove il modellino. Inoltre, le scene in cui era presente del sangue non erano coerenti. A volte il sangue scorreva in modo opposto al movimento della nave, altre volte non si vedeva proprio. Nell'articolo feci notare perché quel DVD costava di più rispetto agli altri. Era certificato THX. Era uno dei primi, se non proprio il primo, DVD commercializzato in Italia con questo marchio. Purtroppo non ebbi modo di scrivere più per DVD World, ma grazie a essa iniziai a creare la mia DVD-teca. I prezzi dei DVD della rivista erano decisamente più bassi rispetto ai negozi. Inoltre, i DVD contenevano un file PDF con la trascrizione dei testi del film. Un'altra chicca della rivista era il fatto che conteneva guide per la realizzazione di un impianto home cinema, di cui feci tesoro, insieme ai consigli delle altre riviste della stessa casa editrice. Prossimamente arriverà la storia di altre case editrici che hanno influenzato non solo la mia vita digitale, ma anche quella di molti di voi, o forse dei vostri genitori.